Bella ragazzi, qui Rone, bentornati in questo nuovo video. Oggi video extra, video particolare, vloggino, perché ieri sera mi hanno chiamato che a Milano è arrivato il nuovo super PC che dovrò mettere nella nuova postazione in casa nuova. E quindi ho detto ne approfitto, vi porto con me, andiamo a scoprire assieme il PC perché ancora non so come sia, lo scopriamo assieme, ma ne approfitto anche per farvi vedere casa nuova o quello che è il work in progress di casa nuova perché non è ancora finita. Va che carina che sei, Pat. Sì, vieni anche tu a fare il vloggino. Andiamo a fare il giretto. Amore mio. Prova a mettermi il microfono, raga, magari si sente un pelo meglio, non lo so. Comunque ho portato Kiki dalla zia per non lasciarla tutto il giorno da sola, che mi sento in colpa, troppe ore da sola. Adesso vi faccio vedere la casa nuova, effettivamente, o quello che per il momento è casa nuova, perché ci sono ancora dei lavori. Magari molti di voi non lo sapranno, ma effettivamente sì, ho comprato casa e da quando ho deciso di andarmene via, da dove sono adesso, perché era insostenibile coi vicini di casa, era una lotta continua, uno stress continuo, è passato più di un anno, sono abbastanza stremato, vedo la fine ma non ancora. In sti giorni mio papi è dentro in ospedale per un'operazione abbastanza delicata al cuore, quindi sono un po' in ansia anche per quello, ma se vedrete questa clip è andato tutto bene, quindi grande Pippo, ce l'abbiamo fatta. E niente, andiamo in casa nuova ragazzi, faccio vedere qualcosa, qualche anticipo oggi. 10.000 like, quando è pronto tutto vi faccio un bel videotto dedicato. Ci sarà un eco della Madonna, tutte le piastrelle che ho fatto su in questi giorni. Roba in giro ragazzi. La cosa figa di sta casa, spero, è che l'ho presa su due piani e sono all'ultimo piano, quindi ho fatto di tutto per fare in modo che nessun vicino mi senta, mi rompa le scatole e che possa essere abbastanza isolato mettendo l'ufficio, che mo vi faccio vedere, il più lontano possibile dal mondo. E allo stesso tempo, per stare dietro la casa, sto un po' sacrificando il lavoro, nel senso che non sto streamando, sto limitando un po' i contenuti perché devo dedicarmi a finire sta roba, sperando che ne valga la pena. Tra poco dovremmo aver finito. Per farvi capire, questo è il bagno, non c'è la porta ovviamente e dobbiamo mettere le piastrelle. E infine signori, c'è lei, la nuova stanza, e qua si svilupperà la nuova postazione. Cioè quello che vedrete sarà qua. Io pensavo di mettere la scrivania lato sinistro, qua che sono tutte le prese. Non so se farla dritta o farla L, non lo so, perché è veramente tanto spazio. E dietro qua creare tutto il fondale. Datemi delle idee, c'è qualche interior designer? Cioè è la mia prima clip dentro la mia nuova postazione. Potrebbe essere bello ricordare questo momento quando alla fine qua sarà tutto sistemato. Adesso andiamo a vedere effettivamente il computerone che dovrò mettere esattamente qua sotto di voi. Aspetto di arrivare lì per vederlo assieme a voi e assieme al Dredone e al Deluxe che mi stanno aspettando lì, che tra l'altro oggi registriamo il podcast. Ma questo pranzo del campione, piadina senza glutine e estate. Milano 25 gradi, vuoto, primo come sempre. Questo dovrebbe essere lui signori, Dredone. Grazie per il video. Bella. Ma come stai? Bene, devo fare la cacca. Potete smettere di far finta di lavorare e venite a darmi una mano col computer? No. Oggi siamo qui per montare il nuovo... È già montato, zio. Oggi siamo qui per kiloggare il nuovo computer di Ron. Non perdiamo tempo. E andiamo a vederlo. Seguitemi. Questo è il nuovo PC di Ron che ora andremo a... Qual è lo schermo, zio? Quelle sono le scale... No, quello, è proprio questo quello. Questo è il nuovo PC di Ron che andremo immediatamente a visionare dall'alto delle nostre alte capacità tecniche, vero? Sì. Vado in palestra, zio! Deluxe Lazzarin abbiamo qua, scusate. Bimbo felice che sta lì con i pacchi, è una cosa che vorrei fare anch'io nella vita. Intanto ringrazio Alex e Draco che l'hanno montato. Nel corso dello spacchettamento ci saranno delle clip di lui che lo monta accuratamente, e Asus che ha fornito gran parte dei pezzi. Cioè in casa non hai nemmeno il pavimento, ma hai già lo studio. Eccoci qua. Oh, là! Tienilo. Vai. Ma che bella che è questa però, dai, su. Questa cos'è? La 4080 nuova di TAF? 4080 di TAF. Ah, sì, quando lo specchietto. Non faccio finta di sapere cose che al momento non so, non sono così tecnico, quindi mi sono arrivate le specifiche tecniche anche perché tu... Vuoi che te le leggo io e ti dico io? Confermerai o smentirai la potenza di questo computerone. Ah, intanto in descrizione trovate il link per questa build e con tutte le specifiche. Io non ce la faccio quello che toccascia le robe di fianco. Scusami. Devo ricordare a tutti quanti che ho bruciato uno dei due computer che ho adesso, quindi questa cosa qua è vero che è per lo studio nuovo. Quello bello di adesso diventerà il computer da streaming e questo qua che è
nuovo diventerà il nuovo computer da gaming. Tutto setup è di TAF, case GT502, molto bello, molto figo, trasparente, bello areato, con due belle zone di raffreddamento sia sopra che sotto, con le ventole, tanta roba. Questa è la scheda madre, TAF Gaming Z790 Plus Wi-Fi, che supporta le RAM super veloci. Qua mi hanno dato delle DDR5 32 giga. Queste qui dovrebbero essere RGB davanti, tra l'altro, Teo. Beh, dopo lo accendiamo, ti giuro che lo accendiamo. Sono curioso. Dominator. Il processore Intel Core i9 13900, simpatico, un processore di 13esima generazione. Ora, scheda video Mego Yoine, questa 4080 OC Edition, 16 giga di RAM, questa tanta roba. Tra l'altro nel computer da streaming c'ho la 3070 3080, quindi per essere un computer da streaming streamerà sciallissimo, e con questo mentre giochi andremo a giocare a spingerlo molto di più. Questo qui è un dissipatore liquido non custom, e con lo schermettino che è programmabile. In realtà tu con lo schermetto, che quello è lo schermetto lì che posso metterci sui login e le cose. Dissipatore c'è e alimentatore da 1000 watt per sorreggere un po' tutto l'ambaradan, che è abbastanza importante. Direi che il computer l'abbiamo fatto vedere tutto e mi sembra molto molto figo, non vedo l'ora di attaccarlo poi in casa nuova. Ma non è finita qua la situa, perché mi è arrivato anche uno schermo. Minchia, zii, come facciamo qua? È 28 pollici, 4K HDR, 144 Hz, un millisecondo di risposta, quindi posta per gaming. Dello lo sta sniffando. No, ragazzi, l'odore dell'elettronica l'odore, nuova. L'odore è buono. No, l'odore delle. Senti. Senti che odore ha? Di elettronica nuova, fantastico. Bellissimo. Vabbè, posto di tanta roba. Ma sei gigante. Bello, molto figo, tanta roba da gaming. E per concludere, due router wifi, dato che ho casa su due piani, in casa nuova mi permetteranno di far girare bene il wifi e la rete internet per tutta casa. Minchia, zio, ma altro che, è arrivato Natale ad aprile qua oggi, eh? Cioè, incredibile. Ora come mi porterò a casa tutta sta roba qua? Per chiudere, c'è un'offerta che è interessante per tutti quelli che volessero fino al 27 aprile acquistare qualcosa di TAF Gaming. Per tutta la linea TAF Gaming potreste avere cashback fino a 345 euro, quindi diciamo una sorta di sconto per tutti questi prodotti. Ci sono ovviamente tutti i prodotti anche di questa build, di questo setup, trovate il link in descrizione nel caso. Io una scena verosimile a questa l'ho vista solo in Iron Man 3, quando lui prende con l'agente Coulson lo scudo, lo mette sotto a uno di quei tubi per creare il nuovo reattore Stark. Esatto, solo per degustarne i colori. Hai messo? Tastino? Tastino. E Bobby Firmino. Stavo già facendo volare il telefono. Probabilmente lo metterò sopra la scrivania questo. Sì, è decisamente da scrivania. È molto carino da scrivania. Ma che bello. Bello di più quando minchia, senti che quanto è silenzioso. Senti che silenzioso. A lui gli piace fare queste cose qua. Prima li annusa, adesso li ascolta. Ogni tanto ci parla con la tecnologia. Quindi ciao. No, ok, ciao, adesso dobbiamo andare là a sistemare il setup del podcast, non è mica finita quella la storia, oh. Niente, alla fine abbiamo dovuto fare come diceva te, cioè la grande con la 74. Zio, tu ti devi fidare, porco due, non è che perché sai attaccare due cavi, io non posso dire niente perché... Zio, ma appena sai camminare. Abbiamo qua Steven Spielberg e non abbiamo ancora fatto E.T. Se vuoi, Steven Hawking, esatto. Appunto. Allora signori, abbiamo finito il podcastino, lo vedrete probabilmente su Melagodo. Ci ha raggiunto Ioana in the office, che sta comunque continuando a lavorare. Fatti pagare gli straordinari, minchia. A dire il vero non ti volevo qua per compagnia, ma perché mi devi aiutare a portare a casa il computer. Ma infatti quando sono salita e ho aperto la porta me ne sono accorta. Per oggi è tutto, adesso porterò tutto quanto a casa grazie all'aiuto della possenza di Ioana e spero di accendere e sistemare tutta quanta la postazione il prima possibile per farvela vedere, per tornare effettivamente poi operativo anche dal punto di vista streaming, gaming e quelle robe lì. Tra l'altro mi è arrivata la comunicazione che domani iniziano a mettere giù le piastrelle, quindi magari potrei avervi anche messo qualche clip qua e là di qualche aggiornamento della casa da qua quando monterò il video. Allora ragazzi, mini aggiornamento, abbiamo messo le piastrelle dei bagni, ovviamente ancora da sistemare tanta roba, sono in posa anche le piastrelle nel bagno di sopra in attesa poi di mettere i pavimenti, sistemare i pavimenti, dovremo finire entro una settimana, e abbiamo sistemato anche tutto l'abbassamento del soffitto per isolare un po' termicamente e acusticamente il tutto, e stiamo provando anche a fare le travi di bianco, insomma. Ioana fa foto. È ancora lunga, ma se siamo bravi e se arrivano i mobili, un mesetto dovremmo avercela fatta. Vi chiedo un bel like, un commentino, darò per oggi è tutto, alla prossima, bella lì.